Allora io vedo in questi giorni, ad esempio, un tentativo ulteriore di girare cantiere per cantiere, facendo delle promesse di dare il lavoro se si rompe il fronte dei lavoratori, e quindi un atteggiamento un po' di manager ben pagati che assomiglia più ai venditori di tappeti, con tutto il rispetto. Anche per questo, oggi parteranno le lettere alle commissioni Camera e Senato del lavoro e dell'industria, perché vorremmo sapere l'assetto produttivo e i carichi di lavoro di tutti i cantieri. Non vorremmo trovarci sul fatto che i carichi di lavoro sono dati sulla base della disponibilità a non fare le lotte, cosa che fra l'altro oggi non c'è. C'è una minaccia, fra l'altro, di portare il lavoro all'estero, che viene ripetuta anche oggi in un comunicato a Palermo, se non si fanno ore straordinarie, guarda caso, quindi vuol dire che i programmi produttivi questa azienda non sa gestirli, e anche per questo vorremmo chiarire, trattandosi di un'azienda a partecipazione privata, per essere più precisi, e però pubblica, di un'azienda che ha già una forte collocazione all'estero. I cantieri sono 21 e solo 8 sono in Italia. I dipendenti sono 20.000 e solo 7.500 sono in Italia. Durante questi anni ha usufruito dei soldi che l'Italia gli ha dato, gli ha fatto in qualche modo guadagnare per investire all'estero. Allora anche qui va chiarito, insomma, le minacce non vanno bene, e quindi noi siamo perché il lavoro che oggi è tornato, grazie a ciò che è in discussione per quanto riguarda la legge navale per il militare e per quanto riguarda le commesse pubbliche, sia fatto nei cantieri italiani. L'azienda ha non accettato di procrastinare, di rinnovare momentaneamente il contratto integrativo, l'ha disdetto, ma cosa vuole? Ma l'azienda vuole in sostanza cancellare il sindacato in quanto soggetto che contratta. Vuole un sindacato di mercato, partecipativo delle scelte che fa lei, apre anche al consiglio d'amministrazione, che sarebbe una farsa, cancellando gli accordi o non applicando più gli accordi che andavamo da tempo in proroga, cerca di forzare, di metterci in condizione di fare un accordo a tutti i costi. Non sarà così. Tenete presente, bisogna saperlo, che una serie di indennità l'azienda le vuol togliere. Questo per un nuovo assunto col Job Act vuol dire prendere, oltre ad avere il Job Act, 300 euro in meno al mese. Però potrebbe anche essere che chi lavora oggi se ne frega, ma chi è a lavorare oggi, quel premio che in qualche modo era in grossa parte possibile prenderlo, lo rende tutto variabile, senza ulteriori aumenti, peggiorando fortemente i parametri per ottenerlo e legandolo a un parametro principe, che è come un semaforo rosso-verde, che è l'utile netto dell'azienda. Uno potrebbe dire, ma normale, ma non è l'utile netto reale, è l'utile netto che all'inizio dell'anno il consiglio d'amministrazione prevede e non quello che sarà. Se l'utile è anche forte, ma si discosta da quello che erano le previsioni, perché ho investito di più o perché ho fatto altre cose, salta tutto il premio. Inoltre, le previsioni di utile netto non verrebbero dette ai lavoratori, non verrebbero rese pubbliche, ma verrebbero dette solo ai coordinatori con l'obbligo di non dirlo a nessuno. Quindi io dovrei, di fronte a un lavoratore che mi chiede, mi domanda quale obiettivo deve raggiungere, gli dovrei dire tu lavora che l'obiettivo lo so io, non te lo posso dire. Un altro punto, poi finisco,
importante è che l'idea ormai è chiara, è che tutte le attività dello scafo le vuole fare fuori o all'estero. E su questo vuol dire scorpori e vuol dire tentare di togliersi lei dalla responsabilità dei subappalti, degli appalti che ha creato, che non ha contestato neanche quando si è portato in giro per l'Italia illegalità e che oggi diventa ingestibile perché l'illegalità è non più controllabile, i sottosalari, il lavoro nero, evasione, eccetera, eccetera. E questo è un altro punto da chiarire, insieme alle prospettive di alcuni cantieri, come ad esempio quello di Castellammare, dove l'officina Tubi non si fa più lì, ma si fa da un'altra parte. Quindi certezza produttiva, totale variabilità del salario, nessuna apertura sugli appalti, come invece voi, la FIOM aveva chiesto di mettere sotto controllo. A questo punto qual è la previsione di questa vertenza? Si va avanti con gli scioperi, col coinvolgimento del governo e poi? Beh, devo dire che, ma una mia opinione, che gli scioperi sono andati davvero bene, oltre le aspettative. Ma sono andate ancora meglio perché nella più totale o quasi quantità dei cantieri spesso sono stati scioperi unitari a livello di RSU. Come sapete a livello nazionale abbiamo due piattaforme e gli scioperi non sono stati dichiarati a Fimuil. La maggior richiesta che avviene in tutti i cantieri alla fine di quelle assemblee, oltre a dire non toccate quei punti, non potete toccare l'orario, perché le cose che non ho detto oggi, ma che ho detto in altre occasioni, che vuole 64 ore di riduzione d'orario gratis, cioè lavorare e non essere pagati, o il microchip, o la gestione degli orari, ecco, su tutto questo ci dicono non potete farlo, ma comunque, qualunque cosa fate, in modo unitario o in modo separato, un'ipotesi d'accordo futura, tutte e tre dovete venire qui e che sia unitario o no l'accordo va sottoposto al voto per essere valido. Questa è una novità, perché era una discussione come FIOM abbiamo sempre fatto, non sempre fra i lavoratori ha avuto invece una presa fuori dalla FIOM. Oggi riguarda tutti i lavoratori che chiedono questo con ordine del giorno e comunicati. Questi scioperi hanno evitato la possibilità di Fincantieri di andare verso la richiesta di un accordo separato. Secondo me oggi sarebbe un disastro per chi firmasse un accordo separato in queste condizioni e quindi non si capisce bene quale gioco fino in fondo vuol giocare Fincantieri, visto che negli ultimi comunicati, al di là delle lezioni di sofismo che fa, alla fine dice non siamo disposti a incontrarci, a continuare gli incontri, tant'è che sono finiti, previsti il 13 e il 14, i primi due. Probabilmente c'è anche una lotta interna, c'è un nuovo direttore generale, l'amministratore delegato attuale è un po' di tempo che è lì, credo più di 10-15 anni. Probabilmente c'è anche questa sensibilità di cosa succede quest'altro anno quando scade. Ecco, noi non vorremmo pagare le battaglie loro interne, insomma, che credo che facciano parte sempre più della componente di questa vertenza.